E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al quarto episodio di Pokémon Nero. E andiamo subito ragazzi! Allora ragazzi, eccoci qua. Eravamo rimasti qua a falda sotterranea. E io direi di prendere questa bellissima Pokémon che è Pokémon che è furto ragazzi. E qui ragazzi vorrei catturare un Pokémon. Vediamo se riesco a trovarlo subito. Eccolo qua! Eccolo qua! Il Wubat! E ragazzi, vorrei averlo per la squadra. Ok, lanciamo la Pokéball a Wubat, ragazzi. Mettiamoci anche il soprannome perché ci sto pensando ancora. Ok. Ecco qui, ragazzi, abbiamo scelto il nome del Pokémon che è Dracula. Incredibile, ragazzi, Dracula. Stico volante, natura scaltra. Con attacco 16, difesa 16, attacco speciale 14. Ok, quindi è fisico. È un po' de merda, ragazzi. Si è uscito. Un po' de merda, ci è uscito. Attacco speciale che gli abbassa pure. Cazzo, cazzo, cazzo. Abbiamo mosse speciali, purtroppo. Vabbè, vabbè, dai. Va bene. Qui dentro nella falda, ragazzi, c'è qualcun altro di Pokémon. Se lo sapete, ovviamente, ditemelo. Ok. Ricky, grazie mille come aver fatto senza l'aiuto tuo e di Combo. Sono proprio felice di avere due amici come voi. Grazie di tutto. Tieni, questo è per ringraziarti. Oh, la Curable. Attenzione. La Curable. Se usate questo per catturare un Pokémon, questo recupera tutti i suoi PS. Bene, io allora accompagno a casa questa bambina. Ciao, Ricky. Ok. Ragazzi, io direi di andare a curarci un attimo i Pokémon al volo proprio. Ok, ragazzi, andiamo avanti di qua. Devo dimostrare quello che ho imparato alla scuola per gli allenatori. Attenzione, attenzione. Attenzione. Chi ci mette? Blitzol. Ah, qua si cattura Blitzol, è vero, è vero. Me l'ha scritto anche Leo, ragazzi. Nei miei commenti. Infatti lo catturiamo. Allora, io direi di fare confusione qui. Aia, Onda Shock, ragazzi. Merda. Merda, merda, RIP Dracula, ragazzi, subito. Mi sarebbe meglio se lo cambiavo, a Dracula, Dracula. Va bene, dai. Idrocarica, ragazzi. Ancora Onda Shock. Ok, idrocarica, vai, Pyro. Dracula già inizia male, ragazzi. Già è morto, quindi un po' un problemino. Vai, aumenta la velocità, Pyro. Dovrebbe essere più veloce. Ora invece no, perché ha usato attacco rapido. Quindi nitro carica a go go. E Blizzol è andato a KO, ragazzi. Livello 17 per Pyro. Grande Pyro, signori. Grande signor Pyro. Grande signor Pyro. Ok. Attenzione. Attenzione, signori. Attenzione, signori! Incredibile! Pignite, ragazzi! Pignite! Incredibile! Oh, sberletese, buono! Levazione! Anzi no, levariccio lo scudo! Buono, ragazzi, buonissimo! Buonissimo, raga. Eccoci, ragazzi, messo Pignite qui. Andiamo qua. Antidoto, signori. Andiamo a curare Wubat dopo, ragazzi. Vediamo un po' chi ci esce. Oh, Blitzol, attenzione. Vorrei catturarlo, ragazzi. Però non voglio mettere squadra perché non mi piace tanto, diciamo. Quindi nitro carica. Quindi forse lo sciotto, lo sapete? E infatti, si opera. Gli opera, ragazzi. Va bene, dai. Ok, ragazzi, catturato anche Blitzol. Ovviamente non metterò le squadre. Non metterò le squadre perché non mi piace tanto Blitzol. Tanto c'ha. Vuoi un altro Pokémon di tipo elettro, ragazzi? Voglio. Ok, allora. Comor. Attenzione. Ricky, aspetta. Vedi quell'erba alta di colore scuro? Non capita spesso, ma ogni tanto da lì saltano fuori due Pokémon alla volta. Quindi se ti avventuri nell'erba alta, il colore più scuro, fa molta attenzione. Bene, ci vedete, allora è andato a Zefiropoli. Ok. Ok, ragazzi.
Combattiamo contro questa qui. Senatore, se al fatto suo anche un po' manco lo scarcerimento può entrare a far parte della, tua, della sua strategia. Attenzione, attenzione, signori, attenzione. Scolara, Wubat. Wubat contro Wubat, signori. Voglio direi di mettere subito Purloin, Violet. Beh, Violet, scelgo te. Andiamo, andiamo, andiamo. Confusione non è effetto, buono. Sfuriate. No, mi dà attacco. Ok, ho usato Raffica. Vai con lo sfuriate. Merda, non ne tolgo niente, ragazzi. Qua tocca mettere. Però aspetta, Mobi. Ignite è tipo lotta. Merda. Ragazzi, che cazzo sto vedendo? Vai, Turbo Sabbia ancora, signori. Ci sto vedendo, ho fatto un brutto colpo di 2 di vita. E niente, è morto Purloin, ragazzi. Ripperotti. Ripperotti, Violet. E io vorrei mettere Pyro, però se mi fa raffica mi rompe il culo. Mi rompe il culo. Ok. Confusione anche perché è lotta, ragazzi. Porca merda. Ti prego, attacca Pyro. No, 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 no. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, raga. Ok, bravo Pyro, bravo, 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 bravo. Oh, devo ricurare i Pokémon, no? È incredibile, raga. Quarta volta che vado a ricurare i Pokémon. È una cosa incredibile. Tanto Dracula è livello 11, si gode. Ok, andiamo avanti, ragazzi. Oh, qui sotto c'è una Pokéball. Oh, Mega Ball, signori. Ok. Che palle, sti Pokémon selvatici. Let's go. Vabbè, mi alleno, ragazzi, intanto. Andiamo avanti. Combattiamo anche dentro questa, ragazzi. Gina, Patrat. Ok, andiamo avanti. Mi ha ucciso un'altra volta Wubat comunque. Sveglia, buona. L'ultimo allenatore, ragazzi, qui. Andiamo, andiamo, andiamo. Configgiamo tutti, signori. Idolf. Ok, fatto anche questo, ragazzi. Ovviamente lotte così del genere in mezzo alla strada vorrei. Cioè le taglio, ragazzi, quindi. Una pozione è sempre il miglior compagno di viaggio. Non ha senso alcune volte farle vedere. Che sfortuna, avrei dovuto comprare molte più Pokémon. Mi sono lasciato scappare un Pokémon che volevo catturare da molto tempo. E tu? Dove ti piace di più? Giocare all'aperto o a casa? È uguale, bella giornata all'aperto. A casa se ci siamo brutta giornata all'aperto. Cosa ti incuriosisce di più? Quello che tutti sanno o quello che non sa nessuno? Quello che non sa nessuno. Ah, ma dai, sei davvero una persona curiosa. Ok, ragazzi, siamo arrivati a Zafranopoli, forse era. Dai, vieni. Comor rompe il cazzo, ragazzi. Come sempre, ti rompe il cazzo. Se prosegui sempre dritto, arrivi in centro Pokémon. Ah, una cosa per te. Tieni, vedi tu se ti può servire. Oh, Baccastagna, attenzione, ragazzi. Se fai tenere una Baccastagna a un Pokémon, si risveglia subito. Se l'avversario lo farà addormentare, visto che ci sono, ti do un consiglio. Capoestra di Zefiropoli, ok? Usa Pokémon di tipo normale, cerca di Pokémon lotta nella tua squadra. Pignite. Incredibile. Incredibile, ma vero? Incredibile, ma vero, signori? Qui dentro c'è tanta gente da cui parlare. Lo scheletro del museo di Zefiropoli è stato rinvenuto su molte vite e donato al museo di un certo Rafan. Ok, questo che dice. E tu hai sentito parlare di Odino? Lo trovi ogni tanto sul tuo cammino, si nasconde in mezzo ai cespugli di erba alta con Degeno. Ho guadagnato tantissimi punti di esperienza. Che Pokémon simpatico. Sì, è bello Odino. È molto bello, devo dire, Odino, ragazzi. Si potrebbe fare una run solo Odino su qualche Pokémon, ragazzi. Te, Piero. Vince la Lega su Pokémon Platino con solo Udino. Ho detto a cazzo, ovviamente. Ah, io visito intanto la città, ragazzi. Poi vi faccio sapere se trovo qualcosa di interessante. Oh, ragazzi, se parlate con questa vi dice lo starter e ci dà Carbonella. Carbonella, attenzione, ragazzi.
Attenzione, grazie mille. Ah, è il magazzino in cui c'era quella tizia che dava era qua, ragazzi. Ok. Ragazzi, allora, ehi, ciao, senti, per caso è un coton? Ti devi scambiare il coton con Petelil. Purtroppo non ce l'ho il coton. E si trova qua, ragazzi, per lo scambio. Ah, ragazzi, io direi di fare la palestra. Direi proprio di fare la palestra, signori. Vai, seconda palestra, ragazzi. Ma cazzo, vorrei davvero vedere quello che sfugge agli occhi degli altri. Gli ideali dei Pokémon nelle Pokéball, la verità sulla natura di un allenatore e un futuro in cui i Pokémon possono essere veramente liberi. Lo desideri anche tu, vero? No, capisco, la tua risposta mi delude molto. Non ci lasci altra scelta, i miei amici ti mostreremo da che parte sta la verità. Attenzione contro N, ragazzi. Attenzione, Pidob. Va bene, livello 13. Vai, Dracula. Vai, Dracula, credo in te. Confusione. È più veloce, raga, attenzione. Attenzione, è più veloce. Ok. Ok, ragazzi, ok. Contro N è molto interessante la faccenda, eh. Ancora confusione, signori. E dai, confondi, Pidob, piccolo piccione. Quello piccione che si gonfia il petto. Ok, ruggito. Ragazzi, penso che l'abbiamo fatto questo video. Beh, vai, signor Dracula. No, attacco rapido, attenzione. Mamma mia, ragazzi. Meno male che Dracula ha resistito. Oh, livello 12, signore, per Dracula. Garanzia, ha imparato. Attenzione. Timpol. Vai, vai, Yulette. Io quello, ragazzi, non mi ricordo che tipo è, sapete? Acqua, forse? Ok, sì, acqua, acqua, acqua. Turbosabbia, io direi, ragazzi. Vai con Turbosabbia, che diminuisce la precisione. Continua un po' con Turbosabbia, ragazzi. Vediamo un po' cosa succede. Vai, Turbosabbia ancora. Golla raggio, merda. Golla raggio. Toglie. Vediamo sfuriate. Qui è tosta, ragazzi. Golla raggio ancora, ci ho fatto. Turbosabbia. Ma siamo veramente pronti per la palestra, ragazzi. Se perdiamo contro N un po'. Ok, da attacco, si gode. Abbiamo ancora sfuriate qua. Ma non gli tolgo niente sfuriate comunque. Fa una bella difesa questo Timpol, ragazzi. Timpol, come si dice, non lo so. Allora, promo Pyro, ragazzi. Azione. Attenzione, ragazzi, abbiamo shot acquazione quasi. Ok, e questo è andato. L'ultimo Pokémon è Timbur. Devo mettere per forza lui. Va bene, dai. Facciamo un bel nitro carino. C'ha proprio un interessante questo N, ragazzi, comunque, devo essere sincero. Poca l'energia, attenzione. Spero che attacco prima io. Perfetto. Nitro carica, ragazzi. E si gode. E andiamo. Abbiamo battuto N con Pignite alla fine. Grande Pyro. Livello 18 per Pyro, signori. E vado meglio a N. Io e i miei amici non abbiamo ancora la forza necessaria per salvare tutti i Pokémon. Cambiare il mondo richiede uno sforzo di cui non siamo ancora capaci. Ho bisogno di più forza. Di una forza indiscutibile che convinca tutti. Attenzione, ragazzi, attenzione. So perfettamente dove trovare tale forza. È la stessa che ha accompagnato l'eroe che ha fondato Ulma, il pomo leggendario Zekrom. Io sarò il nuovo eroe e il tuo migliore amico. Attenzione, ragazzi. Attenzione. Ragazzuoli, stavolta andiamo. Mi sono comprato anche un po' di pozioni e super pozioni. Allora, vediamo un po' qua che dicono. Questo scheletro è stupendo, ogni volta che lo guardo rimango con bocca aperta. Bello. Invece lì sono C. Cirillo, il vice direttore, per ringraziarti della tua gentile visita ti farò mai
però fare un giro nel museo. Questo video è lo schema di un pomo tipo drago. Di essere accaduto qualcosa mentre stava volando, infatti si è fossilizzato. Sta volando, infatti è proprio in questa posizione. Guarda questa straordinaria pietra, un pezzo di meteorite che racchiude un'energia cosmica misteriosa. Questa invece è solo una vecchia pietra che ho trovato nei pressi del deserto. Sebbene sia antica, non ha alcun valore, però è esposta perché è davvero bella. Eh beh, sì, carina. Ok. Di là trovi le palestre Pokémon. In fondo ti aspetta un capolestra tanto forte quanto dolce. Per tua informazione, quel capolestra si chiama Halloween ed è mia moglie. Zozzone. Cosa che dice? Capolestra di questa città studia anche i fossili Pokémon. Ma poi ci danno il fossile Pokémon qua, ragazzi. Forse c'è un pomo che è giunto dallo spazio assieme a questo meteorite. Oggetti rari che raccontano storie di luoghi in tempo e nello spazio. Certo che i musei sono una vera e propria antologia dei fatti del mondo. Sì, è vero, ragazzi, infatti mi sono veramente appassionato con i musei che oggi non so parlare comunque. E con la mia ragazza ogni tanto c'ero andato a vedere musei tipo del genere, anche il museo dei dinosauri, tutte queste robe qua. In fondo al museo della palestra gli sfidanti sono attesi laggiù. È proprio una bella atmosfera, vero? Tieni, voglio darti questo. Acqua fresca, attenzione. In questa palestra ci sono solo allenatori di Pokémon tipo normale. Che resti tra noi, ma i tipo Pokémon normale sono debili contro quelli di lotta. Va bene. Per proseguire devi rispondere alle domande che trovi nascoste tra i libri. La prima domanda è, nel libro intitolato Buongiorno amico Pokémon. Quando riesci a trovare un libro non farti scoprire che sei in giro. Iniziamo ragazzi, questa palestra che non mi ricordo assolutamente niente. Io frequento la palestra di Zefiropoli dove mi chiamano Topo di Biblioteca. Ti avverto che sono forte perché passo le mie giornate leggendo libri per trovare mille modi di allenare i Pokémon. Oggi non so parlare ragazzi, comunque è incredibile, non so dire una parola. Non so perché. Patrat. Patrat, signori. Livello 17? Cambia solamente Pokémon. Vai Pyro. Regà, tocca fare così per allenare i Pokémon ora. Individuo buono, godo. Vai con Sberletese. Buono. Buono, ragazzi. Aiaia. Turbo sabbia. Aiaia. Io direi fare azione. Buono. Buonissimo, ragazzi. Almeno non finisco le Sberletese. Ok, e il primo è andato, subito, il topo, il topino di gabbia, è andato via. Allora, questa? Vicino all'entrata, ok. No? Ah sì! A fianco del bimbo c'è un piccolo uomo della pelliccia marrone. Non fai le pagine di questo libro. Carissimi allenatori, sono Aloe, il capolestra, nascosto in questa libreria quattro fogli contenenti domande. Se rispondete correttamente alle mie domande potrete sfidarmi. Questa è la prima domanda. Qual è il Pokémon che avete incontrato per primo in questa palestra? C'è un indizio, in una delle librerie centrali, vediamo se lo trovate. Ok. Questo è un libro su Tepig. Per caso Tepig è il primo che ho incontrato in questa palestra? No. Oh, che Pokémon ha letto all'entrata di questa palestra? C'è un indizio sulla libreria lì a sinistra. Interessante questa cosa. Pokémon. La vita di Patrat. È una monografia su Patrat. I Patrat comunicano tramite la coda. Se alzano la coda significa che hanno avvistato un nemico. Interessante, ragazzi. Ultima pagina, un messaggio. Non è una domanda difficile, no? Bene, ecco la seconda. Corre con il fuoco in corpo emettendo fumo dal capo. Di che libro si tratta? Potrebbe essere un libro che sta già leggendo qualcun altro. Ok. Cosa c'è scritto? Corri con il fuoco in corpo emettendo fumo dal capo. Io sto leggendo un libro su Tevi che si... Sì. No? Sputa fuoco dai nemici ma quando... Pazzo! Quindi non è questo, ragazzi. Allora sarà quest'altro. Sei qui per cercare questo libro. Cosa dice il foglietto? Corri il fuoco in corpo emettendo fumo dal capo. La struttura delle locomotive. Sì. Ok. Locomotiva. Ma posso prestarti il libro, ma una condizione. Vedo che tu lotti contro di me e mi adorerai le mie ricerche. Andiamo ragazzi. Bella, interessante sta roba. Non mi ricordavo, raga, bellissimo. Bellissimo. Erger, attenzione.
L'evoluzione di Lillipup, ragazzi. Ovviamente, ragazzi, facciamo sempre Pyro. Ovviamente Pyro è il più forte per ora, quindi tocca farlo così. Doi usa difesa X, attenzione. Sperletese. Cazzo, ragazzi. Vai. Ancora. Mamma mia, che culo. Che culo, ragazzi, che culo. Livello 13 per Dracula. Velocità 23 Dracula, attenzione. Libri letti vanno riposti nella libreria. Riposti nella libreria è una delle regole del bravo lettore. Società. Libro delle strutture delle locomotive? Sì. Corrono sfruttando l'energia del vapore creato da una caldaia di combustione ed avanzano sbuffando. Ok. C'è scritto qualcosa dietro la copertina. Complimenti, mi hai raggiunto. Riconosco il tuo valore e potrai sfidarmi. Questa è la terza domanda. Cosa si cuoce in pentola è delizioso quando lo si mangia? Trovare l'indirizzo del libro vicino all'entrata. Quindi di qua, ragazzi, penso. Dolci per Pokémon. Insegna come preparare un delizioso dolce cuocendo delle bacche in pentola. Nella lontana regione di Sinnoh si fanno dei dolci con le bacche chiamati Poffi. Mio Dio, che carini. Che Pokémon adorano. C'è una nota sul retro di copertino. Ed è tutto liscio fino a qui. Ora passiamo all'ultima domanda. La trovi andando. Due librerie in fondo. Una a sinistra, due verso l'entrata e una sulla destra. E ancora una in fondo. Ah, dov'è? È questo. Sei qui perché hai letto l'ultimo foglietto, vero? Bene, ora ti faccio un'altra domanda. È vero che per andare da Cavolesta devi prima sconfiggere me? Sì. Bellissimo, ragazzi. Mi sono divertito in questa palestra, diciamo. È molto rilassante, se devo essere sincero. Ok, Lillipup, ragazzi, mettiamo sempre Pyro. Vai, signor Pyro. Azione, signori, attenzione. Oh, c'è l'orto 10, eh? Vago sberletese. No, devi fare un altro colpo, dai. Tu mi sguardo, ragazzi, facciamo azione, almeno sberletese ce lo rimaniamo. Ok. Poi abbiamo 17 colpi, con sberletese, quindi proprio nel chill, ragazzi. Ok. Facciamo ancora sberletese. Tre colpi. Mamma mia, signori, tre colpi. Ok. Questa se la prende tutta lui XP. Livello 19 per Pyro. E l'ultimo. Facciamo Dracula e poi rimettiamo Pyro, ragazzi. Perché qui tocca allenare i Pokémon per bene. Non come su Pokémon Smeraldo che poi moriamo alla Lega o robe del genere. Anche se forse non sono morto, però va bene. Dettagli. Vai. Ok. Azione. Ovviamente poi gli faccio una pozione, raga, gli do dopo. Sberletese. Ok, 1, 2, 3, 3, 3. Mua. Al bacio proprio, ragazzi. Ok. Dracula 140 XP, ha preso, ragazzi, e si gode. Tra poco potrei andare a Capolestra. Questo è l'ultimo libro. Forza, prova a leggerlo. Sezione Pokémon, vuoi leggere la vita di Tepig? Oh, bello, ragazzi. È capace di alimentare dentro di sé il fuoco che sputa fuori dalle narici. Quando è giù di morale fa solo fumo. Il mio Tepig, ragazzi. C'è una lettera tra le pagine. Cioè, ormai è Pignite, però. Di questo libro. La stai cavando proprio bene. Non sei solo forte, ma anche intelligente. Non vedo l'ora di lottare contro te. È firmata da Capolestra Halloween. Ok. Attenzione. Attenzione, ragazzi. Si sta aprendo la libreria, un passaggio segreto. Ovviamente delle scale. Che ci porta? Affanculo. Immaginate, ragazzi. Io direi di fare una bella pozione qui. Ok. Siamo pronti, ragazzi, siamo pronti. Non penso, però sì. Ecco qui. Qui, ragazzi, la grandissima Aloe.
Eccoci qua. Pazzurda, pazzurdissima. Vi do il benvenuto, sono Aloy, direttrice del museo e capolettra di Zefilopoli. Iniziamo sfidante, vuoi vedere come lotta la squadra di Pong che è allenato con tanto amore? Aloy! Quanta bella canzone dei Pokémon Nero, ragazzi. Incredibile. Assurdo. Emozionante. Prepotenza. Ovviamente. Questa. Ma io cambierò Pokémon. È tutto fatto apposta, ragazzi. Vai Dracula. Vai Pyro. Vai signor Pyro. Riduttore in realtà questi gode perché noi facciamo sberle tesi e gli riempiamo il culo, ragazzi. 1, 2, 3. Ok, 3 colpi. Riduttore che ci toglie tantissimo secondo me. Alla faccia, ragazzi. Super pozione, ok, diamo un culo anch'io allora. Però volevo attaccare sinceramente. Ok, 2 colpi ho inflitto. Potrei anche riattaccare ora, ragazzi. Che se mi fa 3 colpi, perfetto. Perfetto, perfetto. All'ultimo non mi ricordo chi era, ragazzi. Forse Watchog. Io direi di fare Dracula. Ok. Usiamo tutti i Pokémon, ragazzi. Usiamo proprio tutti i Pokémon. Qua se lo confondiamo è buonissimo. Schiranocchio ci ho fatto. Superficiace morto, ragazzi. Poi mettiamo Violet. Turbo sabbia. Nemesi che fa? Merda, ragazzi. Ma ci ha distrutto? Sberle tese? No, ipnosi. Pozione. No, facciamo super pozione, va. Ragazzi, tosta, ragazzi. Nemesi, quanto ci toglie? Ok. Ragazzi, iniziamo bene, eh? Ok, riproviamo, ragazzi. Incredibile, subito persa, ragazzi, incredibile. Mamma mia, fortissimo, Ricky. Un pro player. Watchog, rompe il cazzo, ragazzi. Rompe il cazzo, rompe il cazzo. Rompe il cazzo, Prepotenza, va bene, facciamo stessa tette prima, ragazzi. Rompe il cazzo, Watchog. Rompe veramente il cazzo, signori. Riduttore d'attacco, stessa cosa di prima, ragazzi. Vai con sberletese. Fammi un brutto colpo, fammi un brutto colpo. Fumi sguardo, buono. Abbiamo fatto un brutto colpo prima, raga, quindi ci ha avuto culo, proprio. Mo provo, dopo provo senza farlo cambiare, ragazzi, perché tanto mi usa il granocchio, penso, quindi. Ok, livello 20, ragazzi. Oh, Smog vuole imparare, è un pazzo. No, però è speciale, no. Non serve. Non serve. Non serve speciale, ragazzi. Drago livello 15. Cuore stampo. Ok, lui è fisico, ragazzi. Leva segugio. Ok. Vai. Proviamo così con Pyro, ragazzi, subito. Vediamo un po'. Subito, sberletese. Nemesi ci fa, ragazzi, Quanto toglie? Madonna, ragazzi, ma che palle. Cristo Dio, questo. Ok, ragazzi, stiamo qui un'altra volta. È la terza volta, è incredibile. Mamma mia. Incredibile, ragazzi. Già seconda palestra messi male, proprio.
Però ci sta, questa qua rompe il cazzo, secondo me. Nemesi che ci uccide, secondo me, ragazzi. Va bene. Vediamo un po'. Non posso attaccare, ragazzi, comunque, è incredibile. Con mi sguardo. Ok. Oh. Fammi un brutto colpo, ti prego. Guarda, mancava un colpo, ragazzi. Super pozione, ok, tanto lo sapevo perché si usa. Ti prego, fammi un brutto colpo. No! Patrat, scusami. Non c'è un'altra super pozione, vero, ragazzi? Oddio, spero di no. Pezione Patrat, ragazzi. Taggi uccido. Taggi Patrat, uccidiamo molto, ragazzi. Ok, forse, ragazzi, ma dico forse, eh. Nemesi. Dopo il terzo tentativo, ragazzi, dopo il terzo tentativo, l'abbiamo fatta. Pyro. Incredibile. Ma era rompipalle questa, ragazzi. Era veramente rompipalle, eh. Che stile impareggiabile, tanto di cappello. Se non è degno di ricevere la medaglia base. Minchia, ragazzi, questa è davvero lunga, comunque, eh. Mamma mia. Ok. Seconda medaglia presa, ragazzi. Seconda medaglia presa. Con due medaglie, ti obbligheranno l'ultimo fino a livello 30. Tieni di darti questa MT. Nemesi. Ragazzi, questa MT rompe il cazzo. Fortissimo. È una mossa che raddoppia i danni inflitti se nel tuo precedente un uomo della squadra è andato KO. Ah, ecco, ragazzi. Merda. Mami. Mami, aiuto, sapessi che pasticcio. Quelli del team plasma sono venuti a prendersi il teschio del drago. Che cosa? Ma come osano? Ricrivi neanche tu. Cazzo, ragazzi. Io direi di fare questa cosa nel prossimo episodio, ragazzi. Ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se è durato tantissimo, però purtroppo ho perso le prime due, poi la terzo, il terzo tentativo ce l'abbiamo fatta, raga. Spero che comunque vi sia piaciuto. Oggi non so parlare comunque, bene. Lasciate like, commentate e condividete il video. Ciao bellissima, alla prossima!